Continuiamo a parlare quindi, entriamo un po' più nel dettaglio del controllo nello spazio aggiunti. Però prima di tutto vediamo che cosa vuol dire controllo nello spazio aggiunti o controllo nello spazio operativo. Il controllo nello spazio aggiunti è quello che ben si sposa con quello che avete fatto fino ad ora in esercitazione, ossia quello che chiamiamo controllo cinematico. Per cui chiamiamo anche controllo dinamico, il controllo che lavora a livello di forze e coppie. Bene, il controllo cinematico lavora a livello di velocità. Tipicamente c'è questa distinzione. Allora, che cosa avete fatto finora? Voi avete implementato degli algoritmi di inversione cinematica, per cui voi avete realizzato una mappatura dallo spazio cartesiano allo spazio degli aggiunti. Assegnata una traiettoria nello spazio cartesiano, ad esempio un segmento, voi trovate istante per istante qual è la posizione degli aggiunti che, se inseguita da un controllo di basso livello, vi dà quella posizione all'organo terminale. A questo punto noi diciamo, l'ipotesi che abbiamo fatto, che esista un controllo di basso livello perfetto, è quella che adesso dobbiamo cercare di soddisfare, cioè dobbiamo progettare un controllo di basso livello. Quindi in qualche modo noi abbiamo la divisione fra la mappatura spazio cartesiano spazio aggiunti e poi il controllo nello spazio di aggiunti. Ok? Cioè questa, si chiamano entrambi controllori, per cui controllo cinematico e controllo dinamico. Ora, voi avete fatto, e rimarrà così per questo corso, nell'inversione cinematica la retroazione rimane a livello cinematico, cioè sulle grandezze desiderate. Dopodiché, voi per ogni passo di campionamento date la Q desiderato a questo controllo di basso livello su cui oggi cominciamo un po' a fare una chiacchierata. Ok? Per cui questo è il cosiddetto controllo spazio aggiunti. Quello che viene qui è uno schema di controllo assolutamente classico in cui io, vediamo un attimo, una Q desiderata è, diciamo, è un vettore, quindi la novità è che adesso noi ragioniamo in termini vettoriali. Multi ingresso, multi uscita lo avete già visto in teoria dei sistemi, però in teoria dei sistemi abbiamo lavorato su sistemi lineari, il robot abbiamo capito che tutto è tranne che lineare. Quindi noi dobbiamo progettare il controllore, che è quello che faremo, poi questo controllo va a dei motori e delle trasmissioni su cui noi non agiamo, cioè non agiamo, non, in questo corso non dedichiamo troppe energie, dobbiamo solo sapere cosa fanno. Ovviamente va al manipolatore, ci sono dei sensori che misurano per esempio le posizioni degli aggiunti, e nella lezione attuatori e sensori abbiamo visto che gli encoder sono tipicamente i sensori che misurano la Q e sono sensori efficaci, economici, che lavorano bene ad alta frequenza, con basso rumore, per cui diciamo la Q la misuriamo bene, non, una buona risoluzione, nel senso che possiamo avere veramente dei digit in gradi molto bassi, per cui va tutto bene. Quindi questo è quello che dobbiamo fare quando facciamo il lavoro, il controllo nello spazio di aggiunti. Cosa facciamo invece quando parliamo di controllo nello spazio operativo? Nello spazio operativo noi tentiamo di progettare un controllore che abbia come ingresso direttamente l'errore nello spazio operativo, nello spazio cartesiano, e poi cacci direttamente l'uscita ai aggiunti. Quindi l'inversione tra cartesiano e spazio aggiunti avviene all'interno del controllore, mentre nel controllo, diciamo, nello spazio aggiunti l'inversione era avvenuta prima. Ok? Non abbiamo ancora parlato di questo tipo di controllo, vedremo a fine di, diciamo, della serie di lezioni sul controllo, e dobbiamo precedere questa lezione dal modello matematico nello spazio cartesiano. Lo jacobiano ci sarà perché abbiamo capito che lo jacobiano è
lo strumento cruciale che rappresenta la mappatura fra giunti e cartesiani, quindi lo jacobiano ci sarà, però in qualche modo vediamo da dove lo troviamo. Per il resto è tutto uguale, attuatore, trasmissione, manipolatore e trasduttore. In realtà qui, guardate, l'uscita del manipolatore qui è la posizione dell'organo terminale. Poi devo avere dei trasduttori. Quello che tipicamente si fa, anche se io implemento nel controllo spazio cartesiano, io comunque misuro i giunti e poi con la cinematica diretta conosco la posizione all'interno dell'organo terminale e la retroazione. Bene, è più facile che avvenga questo che non che io utilizzi un sensore che misura direttamente posizione e orientamento, per esempio delle telecamere. È meno comune una cosa del genere. Io comunque gli encoder, diciamo che li ho, credo, nel 100% dei motori che utilizzo in ambito robotico. Oggi quindi abbiamo detto, torno un attimo indietro, che parliamo del controllo decentralizzato. E vi anticipo già che, diciamo, i lucidi, non so se qualcuno di voi ha avuto, diciamo, la cattiva idea di sfogliarli, i lucidi vi possono spaventare un attimo, ma noi rimaniamo a un livello, diciamo, di astrazione un po' più alto, nel senso che non entriamo nel dettaglio di questi schemi, che sono tutte quante delle varianti degli schemi che avete già visto nel fondamenti di controlli, e vi dirò anche perché non entriamo, ci divertiamo di più con i controlli che cominceremo a vedere mercoledì prossimo, perché martedì abbiamo esercitazione. Ah, ma martedì abbiamo esercitazione, vabbè, poi perché noi abbiamo finito il controllo cinematico, quindi forse martedì non possiamo fare l'esercitazione, forse facciamo teoria, però vabbè. E poi ve lo dico, tanto è comunque tutto in remoto, per cui non cambia l'organizzazione. Ok? Quindi noi oggi vi presento, mi fa piacere che voi abbiate una visione completa e che voi vi rendiate anche conto che quello che avete fatto in fondamenti di controlli, diciamo, è vero, non è solamente un gioco matematico, però poi vi spiego anche perché in realtà oggi i robot usano altri tipi di controlli. E noi li studieremo dalla prossima volta. Allora, vediamo prima un possibile tipo di controllo dello spazio giunti, in cui io parto, diciamo, dal mio bravo modello matematico, che è quello che abbiamo visto, diciamo, le volte scorse: massa per accelerazione più colore centripeto più attrito viscoso più gravità uguale tau, e tau è il mio ingresso. Non c'è l'attrito statico, vi ho detto che l'attrito statico ci dà fastidio e facciamo finta che non esistano. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare in maniera tale che la Q sia uguale alla Q desiderata. Questo è quello che dobbiamo fare. Il nostro ingresso in realtà non è proprio la tau, ma è la tau con M, la tau del motore. Se c'è una trasmissione, io so che il legame tra tau e tau con m è una costante. Ora guardate, in questi lucidi ci sta una notazione, si conserva la notazione matriciale che permette di avere delle rappresentazioni più compatte, però vorrei che voi rifletteste su alcune equazioni in cui l'equazione matriciale è fra virgolette fittizia perché è tutto disaccoppiato, come questa, cioè K con R è una matrice che è quasi sempre diagonale. Non il 100% delle volte, ci sono alcuni robot in cui non lo è, però diciamo in questo corso lo consideriamo diagonale. Quindi di fatto questo è un legame fra il motore e il braccio di ognuno dei bracci, indipendentemente dagli altri, per cui di fatto questo qui è scalare, vale per ogni braccio in maniera scalare, ok? E la stessa cosa la possiamo vedere anche qua per il K con R. Vi ripeto, non è il 100% dei robot per cui è così, però consideriamolo così in questo contesto per semplificare un po' la discussione, ok? K con R. Questo è matematicamente, diciamo, sbagliato confrontare una matrice con uno scalare,
però diciamo è definita positiva, ma è molto grande. Bene, questo è il concetto. Qui c'è scritto che diagonale, in realtà ci sono alcune strutture di robot industriali in cui non lo è, però facciamo finta che sia diagonale. Va bene? Ora, analogamente, queste, se io scrivo le equazioni dei motori in forma vettoriale, il discorso da fare è esattamente lo stesso, e cioè che queste qua sono tutte diagonali, quindi queste scritte in grassetto, però in realtà se lo leggete in scalare vale giunto per giunto. Noi non entriamo nel dettaglio, voi non avete, voi siete informatici, non avete fatto macchine elettriche e non ci interessa troppo entrare in dettaglio, nel senso che per fare quello che dobbiamo fare basta che sappiamo una cosa abbastanza semplice, e cioè che la coppia che viene fornita da un motore è proporzionale alla corrente di armatura, ok? Tramite una costante, chiedo scusa, che è nota. Per cui la costante di riduzione è nota, la costante, diciamo, del motore è nota. Questo significa che qua non ho problemi. Dopodiché la tensione di armatura, la A è la tensione di armatura e quella di controllo, cioè il mio, diciamo, l'uscita del mio controllore, sono legate attraverso, diciamo, questa equazione in cui c'è a questo punto una dinamica. Ok? Quindi sono tutti i termini noti. La resistenza di armatura, KV e GV sono, diciamo, l'amplificazione, così è tutto noto qui. Sono tutte relazioni, tutti i legami che conosco e che rappresentano la dinamica dell'attuatore. Allora, io che posso fare? E adesso, diciamo, non vorrei appunto spaventarvi. Se io prendo queste equazioni e prendo queste equazioni qua, bene, e vado a sostituire e diciamo esplicito in tau, quello che ottengo è questa cosa qua sotto. Ok? Ora, questa cosa qua sotto, che diciamo sembra un po' spaventarmi, in realtà, come vi ho detto, sono tutte costanti note queste. Quindi di fatto tau è costante per tensione di controllo meno costante per Q punto, per cui dal punto di vista della dipendenza funzionale è immediato, è semplicissimo. Se io faccio pongo questo primo termine uguale ad U, come è scritto qua, e porto la Q punto a sinistra, quindi poi la unisco alla F, sempre tutto noto, io che cosa faccio? Beh, io ottengo che il mio modello matematico lo posso scrivere in questo modo, che è praticamente uguale a prima, se ci pensate, nel senso che io adesso ho U, non ho più la tau, che è il mio, diciamo, è l'ingresso del sistema dinamico, che controllo io, e qui ho una matrice definita positiva che moltiplica la Q punto, così come avevo prima. Prima era un attrito, adesso è una cosa leggermente più complessa, ma tutto noto, non c'è niente. Per cui in realtà, diciamo, questa cosa apparentemente molto complicata è abbastanza semplice. Se poi io mi metto nelle condizioni tipiche, diciamo, degli attuatori che si trova in ambito industriale, in cui la costante di riduzione è molto alta, ho le resistenze di armatura che sono basse e tau, vabbè, c'è scritto not too large. Io quello che posso fare è posso assumere di implementare una legge di controllo che sia, cioè un controllore che abbia questa struttura. Quindi questo è tau e questo qui è, diciamo, l'effetto, diciamo, KVKR, questo è GV e questo è il mio ingresso, quindi questo diventa l'ingresso del mio sistema. Ok? Posso pensare di fare una cosa del genere. Ho legato quindi la tensione a tau, la tensione di controllo dell'armatura. Ora,
Ora, se invece quelle ipotesi non sono valide, per esempio se il K con R, il rapporto di riduzione è piccolo, allora che cosa posso fare? Posso, diciamo, basarmi, posso ricorrere a, diciamo, sempre utilizzando gli stessi motori, a, diciamo, l'architettura con controllo, diciamo, di corrente. Ok? C'è una proporzionalità tra queste due variabile. Quindi, diciamo, la corrente di armatura diventa la corrente, diciamo, di la, chiedo scusa, la tensione, diciamo, di controllo diventa proporzionale alla coppia. E in questo caso il mio schema di controllo sarebbe di questo tipo qua. Ok? Queste sono, diciamo, delle possibili architetture per il controllo. Ora, diciamo, vediamo un attimo la cosa più semplice e andiamo un attimo in complementi di controlli, no, in fondamenti di controllo, cioè nel primo esame che voi avete avuto di controlli, vediamo un attimo io che cosa posso fare per un attimo solo, che cosa posso fare per implementare un controllo, che pagina è 14, per implementare un controllo nella forma che probabilmente è quella più elementare, che però, diciamo, le cui prestazioni sono però un po' discutibili. Vedremo perché. Allora, io che cosa sincronizzato, sì. Io che cosa so? Io so che ho BQ due punti. Ora in B non ho messo la dipendenza, diciamo, dalla configurazione, giusto perché per semplificare, più CQ punto, la stessa cosa in C, più attrito viscoso per Q punto, più G uguale tau. Va bene? Ora, che cosa abbiamo detto? Che il legame tra Q punto, abbiamo che Q punto con M è uguale a K con R Q punto, e abbiamo che invece il legame inverso, tau, è uguale a K con R tau con M. Va bene? Per cui io a questo punto che cosa faccio? Al posto di tau, qua ci metto K con R, tau con M, e al posto di Q punto ci metto KR a meno 1 per Q punto con R. Ok? Dopodiché, vabbè, possiamo anche farlo un attimo, quindi questo qua significa che io ottengo quindi praticamente io ho B KR meno 1 Q due punti con M più tutto il resto K con R tau con M. A questo punto molto semplicemente moltiplico per KR a meno 1 primo e secondo membro e ottengo esattamente quello che è scritto qua. Va bene? Quindi questo è semplicemente quello che abbiamo fatto. Ora, qual è il problema? Se io volessi considerare questo come un bel sistema di quelli che, diciamo, io ero in grado di calcolare, di studiare quando io ero in fondamenti di controlli. Beh, la cosa che io sono in grado di fare è studiare un'equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti lineari e costanti. Ok? Vediamo un po'. Qua la B è configurazione dipendente, quindi
quindi è non lineare e non solo, accoppia anche tutti quanti i termini, quindi questo termine qua mi dà fastidio. La C, la stessa cosa, questa è funzione del quadrato della velocità dei giunti e accoppia tutto, per cui anche questa mi dà fastidio. Questa qui è l'unica che non mi dà fastidio perché effettivamente è già diagonale, ok? Ma sulla gravità la stessa cosa, la gravità è configurazione dipendente, per cui diciamo ed è accoppiato. Allora, non sono in grado, devo fare qualcos'altro. Cosa faccio? Beh, io diciamo faccio qualcosa di che un po' così, nel senso che io dico va bene, tutto quello che io non so fare lo considero un disturbo. E che cos'è che non so fare? Prima di tutto questo e questo. Non è che non so fare, chiedo scusa, tutto quanto non è lineare, è accoppiato, mi dà fastidio perché io adesso voglio progettare il controllore con, diciamo, le mie competenze di fondamenti di controlli. Le mie competenze di fondamenti di controlli mi dicono tipicamente che io posso, sono bravo a fare una cosa del tipo A con 0 x 2 punti più A con 1 x punto più A con 2 x uguale U. Questo è quello che io so controllare, va bene? In fondamenti questo è quello che abbiamo fatto, oppure la lettera Y posto X, ma questo è, cioè, scalare e lineare, la cosa più semplice. Qua invece è accoppiato, vettoriale e non lineare. Allora, cominciamo a dire, quello che non so, per me, lo levo da mezzo. La B pure è un po' delicata, perché abbiamo detto che, diciamo, configurazione dipendente accoppiata. E allora io dico, va bene, io prendo un valore B medio e diagonale. Ora, che cosa significa questo? Che approssimazione sto facendo? Immaginate che voi avete, aspettate, questo lo faccio colore. Immaginate che voi avete il vostro planare a due bracci. Questo è il planare a due bracci. E in questa configurazione ha una certa inerzia. In questa configurazione avrà un'inerzia diversa, evidentemente, no? Voi prendete un valore medio, come se, diciamo, prendesse una configurazione tipica. È un'approssimazione molto forte, diciamo. E utilizzate questa cosa qui, che sarebbe questo bisegnato. Ok? Questo è quello che stiamo facendo. Dopodiché, se io ho fatto questo, io che cosa ho? Beh, ho che qui ho il termine derivato secondo moltiplicato per che cosa? Per una grandezza che è costante. Ovviamente qui è una matrice, ma è diagonale, per cui per ogni elemento è come se fosse, diciamo, scalare costante, ok? Per ogni giunta. L'attrito era già l'unico che non mi dava fastidio. Tutto il resto, io lo dico, vabbè, ma tutto il resto che mi frega lo chiamo disturbo. Io so reiettare i disturbi, perché controllo in retrazione è quello che fa, reietta i disturbi, è il suo lavoro. Guardate che tutto quanto quello che si chiama disturbo è, diciamo, abbastanza importante. Soprattutto guardate che per me questo è un disturbo, diciamo, in italico, vuol dire che per me questo non è il disturbo che io ho studiato in fondamenti, perché il disturbo è una variabile esogena. Ok? Allora tutta la teoria è valida. In questo caso, questo cosiddetto disturbo contiene tutti quanti gli elementi dello stato, per cui è un'approssimazione, non è esogeno, ok? Però questo è quello che faccio, perché questo è quello che so fare, perché io non ho studiato robotica e quindi so fare solamente fondamenti. Per me è tutto quanto un disturbo e devo fare comunque il progetto di un controllore, ok? Allora, fatta tutta questa considerazione, io me lo scrivo a blocchi in questo modo,
capire ancora meglio, guardate la parte di sotto, c'è scritto lineare disaccoppiato. La parte di sotto è esattamente una qualsiasi PDS del corso di fondamenti di sistemi dinamici. Ok? C'è una coefficiente per un'accelerazione, integrale velocità, integrale posizione, poi c'è l'attrito. Questo qua è. Quindi io il mio modello matematico l'ho riscritto in questo modo. Dopodiché la parte tratteggiata sopra è quella che va sotto il nome di, cioè sotto il nome che è, raccoglie i termini non lineari accoppiati. Guardate, qua lo chiamo disturbo, vi ho detto che dal punto di vista, diciamo, matematico per me non è un disturbo. Perché? Perché ha in ingresso, se vedete, accelerazioni, velocità e posizioni, è configurazione dipendente ed è accoppiato. Che vuol dire accoppiato e disaccoppiato? Disaccoppiato significa che ho scritto solamente le grandezze del giunto iesimo. Accoppiato io sento, diciamo, gli effetti degli altri. La gravità, questo è il giunto 1, questo è il giunto 2. La posizione del giunto 2 influenza la gravità che viene percepita dal giunto 1. Questo vuol dire essere accoppiato, ok? Però io nel progetto del controllo sto proprio ignorando questa cosa, perché non sono in grado di farlo, perché non ho. Ovviamente, chiedo scusa, ovviamente in una prima fase questa parte qua io non me la calcolo, non faccio il modello matematico. Perché non lo so fare, vedete? Perché se no, se lo sapessi fare, farei quello che facciamo dopo. Va bene? Quindi non voglio fare il progetto, non lo so fare, mi prende troppo tempo. Per cui io so che c'è questo disturbo, so che è non lineare accoppiato, ma lo ignoro e progetto il mio controllore come se esistesse solo questo. Va bene? Chiaro il discorso? Ok. Quindi il robot viene visto in maniera veramente molto semplice, troppo semplice, perché le prestazioni sono scarse, come n sistemi indipendenti, come n motori aggiunti. Io sto ignorando il fatto che, per esempio, il motore di questo polso qua viene portato appresso da tutta la struttura. Ok? Immaginate, il motore di questo qua viene portato appresso durante tutto quanto il movimento. Però io faccio il progetto come se lui fosse sulla scrivania fermo. Quindi è chiaro che è un'approssimazione forte. Come faccio a ridurre gli effetti del disturbo? Allora, vediamo. C'è un aspetto controllistico, cioè che io devo avere, ve lo dice fondamenti, vi ricordate la reiezione ai rumori è facilitata da un guadagno alto, quindi io devo avere guadagni alti. Poi, ma se io sono fermo vicino alla posizione desiderata, raggiungo un errore nullo? No, perché la gravità è un disturbo costante, a meno che non ci sia un'azione integrale. Per cui, dal punto di vista, diciamo, del controllo, io ho due azioni che devono essere imprescindibili. Devo sempre avere un alto guadagno e un'azione integrale se voglio fare tutte quelle semplificazioni. E me lo dice i fondamenti dei sistemi. Dal punto di vista invece delle prestazioni, io posso studiare questo disturbo, tra virgolette, quando è più grande e quando è più piccolo. Allora, torniamo a questa pagina qui in cui c'è il disturbo, ok? Vediamo il primo termine. Il primo termine è proporzionale all'accelerazione. Quindi, quanto più io chiedo al mio robot di essere veloce, tanto più risentirò del disturbo. Quindi, prestazioni limitate. Per avere un basso disturbo, devo chiedere al robot di andare lento. La stessa cosa vale per la velocità, ma ancora peggio, perché questo è un termine quadratico nella velocità. Io sto ignorando completamente nel controllo che ci sia. Quindi
E poi invece la gravità è configurazione dipendente, non ci posso fare niente, cioè nel senso ci sta, punto e basta. Cambiare la traiettoria non cambia, cambiare per esempio il tempo finale non cambierà il disturbo, quello c'è, punto e basta. Quindi da un punto di vista delle prestazioni, io riduco il disturbo rallentando la traiettoria. Dal punto di vista del controllo, io compenso il disturbo con larghi guadagni e l'azione integrale. Guardate che questa considerazione comunque varrà pure dopo per i controlli un po' più avanzati che facciamo. Le considerazioni degli effetti del PID valgono anche dopo intuitivamente e ci aiutano a tarare il controllore. Per cui, anche se noi dopo faremo qualcosa di un po' più elaborato, le azioni elementari del controllo sono quelle. E il fatto di aver studiato, diciamo, qual è il loro contributo ci aiuta a capire come tarare il controllore. Quindi io adesso, diciamo, nonostante ci sia un due traietti di luci, di pieni, di equazioni e di schemi a blocchi, io adesso ho virtualmente finito quello che vi voglio trasmettere di importante, c'è cioè qualche altro piccolo concetto, va bene? Perché io non voglio, cioè non voglio, non abbiamo il tempo per ripetere questi concetti. Questo qui che vi faccio vedere è uno schema blocchi generale che io potrei implementare ad ogni giunto, in cui qui ho il mio bravo processo, ok? E poi qui ho con tre anelli di controllo che posso progettare. C'è il pedice P, V e A che controllo, diciamo, l'anello di posizione, di velocità e di accelerazione, perché in uno retroaziona l'accelerazione, in uno la velocità e uno la posizione. Noi non entriamo nel dettaglio, però diciamo quello che vi voglio trasferire è che questo è un possibile approccio per il controllo che viene fatto quando non si ha la voglia o l'energia per progettare, per fare un modello matematico, un controllo più elaborato e quando le prestazioni lo consentono. Allora vi faccio un esempio. Immaginate che vi chiedano di progettare una macchina, no, magari non lo chiamano robot, lo chiamano una macchina a controllo numerico per un'applicazione specifica. Okay? E questa macchina è composta da delle parti in movimento. Per me è un robot. Però chi lo progetta, se non ha le energie, il tempo, non è economicamente conveniente fare un modello matematico preciso, oppure e poi diciamo una identificazione perché porta tempo, cosa fa? Progetta un PID ai indipendenti aggiunti, sapendo o meno che sta facendo questo tipo di discorso, perché lo può fare implicitamente. Dice: io controllo il PID indipendente aggiunti, poi quello che succede, succede. In realtà, quello che succede è che c'è questo disturbo, che è configurazione dipendente, che deve essere gestito. E lo schema di controllo generale è questo. Okay? Quindi è vero che noi lo saltiamo perché voi avete già dei concetti di retroazione ingresso-uscita, però nei robot che vengono commercializzati in decine di migliaia di pezzi, questo non viene più fatto, almeno che io sappia ormai diciamo, i robot sul mercato hanno dei controlli un po' più elaborati. Però se io faccio una sola macchina per un'applicazione specifica, potrei non avere vantaggio economico a fare le cose fatte bene. Va bene? Quindi diciamo, è chiaro, deve essere chiaro che questo può anche essere una scelta progettuale valida. Ok. Quindi qui diciamo, voi potete vedere poi le varie implementazioni. Potete implementare una retroazione in cui un controllore in cui retroazionate la sola posizione e qua avete la vostra brava azione integrale. Ok? E dopodiché questo oggetto qua potrebbe essere tranquillamente un esercizio di fondamenti di sistemi. Il testo lo fa, diciamo, c'è un'analisi anche con luogo di radici che non avete studiato in fondamenti, ma che dovreste aver studiato in complementi di controlli automatici, e va bene, si può studiare e si può vedere come tarare e progettare il controllore. Ok? Che non lo facciamo. Ci sono tutta una serie di considerazioni specifiche sulle cose e non le facciamo.
Posso fare la retroazione di posizione e velocità. Ora, io già su questo ho un piccolo commento da fare, cioè la velocità al giunto non la misuro. Nella stragrande maggioranza dei robot io ho degli encoder. Se io ho degli encoder significa che misuro la posizione e ottengo la velocità tramite derivata, faccio il rapporto, faccio il rapporto incrementale, cioè faccio incremento diviso il tempo, ok? Calcolo la velocità. Per cui in realtà questo schema analogico avrei delle difficoltà a immaginarlo. Ok, anche in questo caso io posso fare il mio bravo Lugo delle radici che diciamo non vi faccio fare e posso diciamo progettare il mio controllo. Ok, poi mi posso divertire a immaginare tutto e posizione, velocità, accelerazione. E guardate, qui però, diciamo già nello schema blocchi, anche se non entriamo nel dettaglio, queste cose secondo me sono importanti da vedere. Guardate, io qua ho l'accelerazione del motore, la velocità del motore, la posizione del motore, qua sono due integrali. L'accelerazione del motore io non la sto ritrazionando perché in realtà non c'è un sensore che me la dia. Qui ho la velocità e ritraziono la velocità e poi questo oggetto qua è un'azione e una derivata. Ok? Per cui io implemento un controllore in cui sto immaginando di accedere alla velocità e la ritrazione e l'accelerazione ottengo derivandola, quindi mettendo proprio il termine, la moltiplicazione per S e la derivata temporale. Ok? E ci sono tutti quanti i conti che anzi prima o poi leverò pure dai lucidi e noi li saltiamo tranquillamente. Qui dice che posizione e velocità sono generalmente accessibili, diciamo sulla velocità mi è capitato un po' meno volte, però diciamo di sì. Come faccio per l'accelerazione? E beh, ti dice guarda, tu puoi farti un filtro che ti stimi l'accelerazione. Teoria dei sistemi, un filtro che stima l'accelerazione è nient'altro che un osservatore dello stato con tutte le considerazioni che si possono fare. Vi ricordate uno dei risultati di teoria dei sistemi sulla retroazione dell'uscita dell'osservatore? Qual è il concetto principale? La dinamica dell'osservatore deve essere molto più veloce della dinamica del controllore. Questo principio di massima vale sempre. Se voi misurate qualcosa, se voi stimate qualcosa, voi la percezione deve essere molto più veloce del controllo. Va bene? Il controllo deve pensare che quello che viene dal sistema di misura sia una fotografia della realtà fatta in quel momento, non una fotografia ritardata della realtà. Va bene? Altrimenti ritardo temporale nel loop di controllo, destabilizzazione. Ok? E gravi danni. Ok, io in realtà, diciamo, quello che posso pensare di fare, ed è l'ultimo, diciamo, concetto di controlli che vi do, è quello di fare una compensazione in avanti, che è forse una cosa che non avete mai fatto, e ve la faccio vedere solamente nel caso di compensazione centralizzata, un attimo solo se ce l'ho, quello vediamo dopo. Ecco qua, vi faccio vedere solamente questo come schema finale. Vediamo, da un lato io dico, io ho un controllo indipendente ai giunti, perché diciamo non voglio fare la fatica di fare il modello e di fare l'identificazione. Dall'altro, poi magari dice, ma io in effetti qualcosa la conosco, diciamo, del mio, qualcosa la conosco del mio modello. Non è che posso provare a aiutare il mio controllore. Che vuol dire aiutare il mio controllore? Guardate che se voi sapete che arriva, questo è il vostro robot, no? E qua, questo giunto qua sta sentendo la gravità. Ok?
Ora io non ho fatto il modello matematico, cioè ho fatto il modello matematico, non ho fatto l'identificazione, ma io so che questo pesa più o meno, che ne so, 4 kg. Io so che questo, il baricentro è più o meno a 10 centimetri. Io la coppia la conosco, cioè mica è difficile, no? Come ordine di grandezza, non gliela posso mettere direttamente qui la coppia. Certo che posso farlo, e in questo caso, per esempio, cosa faccio? Faccio un blocchetto che a questo punto non è indipendente ai giunti, quindi significa dal punto di vista dell'architettura software, io devo avere un'unità di calcolo che mi, diciamo, acquisisca tutto insieme e faccio questi calcoli, per esempio calcolo la gravità, dopodiché sulla Q desiderata, dopodiché la mando ai vari motori che la mettono in avanti, che vuol dire che io faccio il calcolo che qui ho 2 Nm di gravità, ci metto una coppia di 2 Nm in aggiunta a quella del controllo. Quindi questo è un primo passo verso l'idea che io posso compensare le dinamiche che conosco. Guardate, è quello che voi fate. Questa è una bottiglia piena d'acqua, ok? Se voi ed è trasparente, per cui significa che voi vedete più o meno cosa c'è dentro. Se io devo afferrare questa bottiglia dal punto di vista del controllo, io non sto facendo un controllo indipendente aggiunti in cui ignoro completamente questo oggetto. Io faccio una compensazione in avanti del suo peso, che io stimo. Sapete perché lo potete dire che fate questo? Perché se voi prendete uno scatolone che all'apparenza è pesante e pensate sia pieno e pesante, e in realtà è vuoto e leggero, quello che voi fate è quello di fare un movimento brusco e sovraelongare. Perché? Perché voi avete applicato una forza in avanti basata sulla conoscenza del modello matematico. Quindi la dimostrazione che lo facciamo anche noi sta nel guardare quando noi sbagliamo. Quando sbagliamo è perché abbiamo sbagliato il modello matematico. Ok? Ed è questo quello che vuole fare questa azione in avanti centralizzata. Io qualcosa la conosco e allora gliela metto questo qualcosa nelle coppie. Ok. Questo qui concludiamo, diciamo, concludiamo con un piccolo video così. Vi faccio vedere giusto un piccolo video che può essere utile per capire i guadagni PD, qual è il loro contributo e come si possono, come dire, tarare. Vabbè, questo video fa una taratura proprio da zero. In realtà, quando voi avete fatto il vostro bravo controllore, alla fine lo fate su carta, lo fate in simulazione. In simulazione magari qualcosina la dovete cambiare, ma in simulazione in genere è sempre tutto perfetto. Quando poi andate sulla macchina, vi rendete conto che la realtà è diversa e che dovete tarare i guadagni, cioè dovete cambiare qualcosa. Vedendo, diciamo, qual è il contributo. Ah, un attimo, mi si è aperto. Un attimo perché mi si è aperto sull'altro schermo. Un attimo solo. Allora, un attimo, si sta ribellando. Ecco qua. Allora, che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo un PD in cui inizialmente, voi lo state vedendo, giusto? È proiettato sul schermo. Ok. Inizialmente io scelgo un K più uguale 1 senza né azione integrale né derivativa. Ok? E questa è una risposta indiciale in cui il valore desiderato è 1. Questa linea rossa tratteggiata è il valore desiderato e questa blu è l'uscita. Aumentando il K aumenta la sovraelongazione e diminuisce l'errore a regime. Ok? Però è un sistema di tipo 0, non ha azioni integrali, per cui l'errore non andrà a zero. Aumento, aumento, aumento. Guardate, aumenta sempre la sovraelongazione. Questa è proprio la risposta del secondo ordine, quella lì da libro. Ok? Poi che faccio? Mi fermo perché sennò vado in stabilità. Aumento il KI, l'azione integrale.
E aumento, aumento, aumento finché non azzero l'errore a regime. Però guardate, peggioro anche la sovraelongazione. Ok? A quel punto mi metto a giocare con l'azione derivativa che dà uno smorzamento. L'azione derivativa la dovete immaginare come un attrito virtuale. Allora, quando voi pensate a questa azione, e basta, è finito. Quando voi pensate alla taratura tramite PD, voi quello che potete pensare è che il guadagno KP è una molla virtuale che vi porta verso l'errore zero e l'azione derivativa vi permette, diciamo, di agire sull'attrito. Allora, voi se immaginate un blocchetto, diciamo, collegato a una molla sul ghiaccio, lo spostate e lo lasciate andare, è facile immaginare che questo blocchetto, diciamo, solo elonghi in continuazione, a continue oscillazioni. Cosa fate cambiando il KD? Cambiate l'attrito. Quindi è come se non va più sul ghiaccio, va su un altro materiale, fino alla fine lo fate andare su qualcosa. Immaginate quello che volete voi, una marmellata, una cosa, e lui arriva a zero senza più sovraelongare. Ok? Piccolo commento da fare: questo qui è tempo continuo. In realtà, nel tempo discreto, devo fare attenzione all'azione, soprattutto derivativa, perché poi in realtà posso anche fare dei danni aumentando troppo l'azione derivativa. Va bene? Allora, mi fermo qua e interrompo la trasmissione.